culturali molto importanti. Oggi è una giornata particolare, una giornata di riflessione sul saggio del Presidente De Luca, La democrazia al bivio tra guerra, giustizia e palude burocratica. Abbiamo scelto di presentare il libro del Presidente De Luca qui in Fondazione perché pone i temi centrali per il rilancio della nostra comunità nazionale, del Mezzogiorno d'Italia. Voi sapete, la nostra Fondazione opera in quasi tutto il Meridione, in Abruzzo, in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, sono regioni in cui opera la Fondazione. E quindi sentiamo molto fortemente i temi che affronta il Presidente De Luca in questo suo saggio. C'è un tema complessivo che mi consentite che affrontate nel saggio, è quello del rilancio della comunità nazionale, da una parte sul tema di valori, dato assolutamente fondamentale per una fondazione bancaria che è attenta ai valori dell'inclusione, rispetto ai diritti fondamentali, e dall'altro anche quello del rilancio economico del nostro paese e soprattutto del Mezzogiorno. Il confronto di oggi è assolutamente importante e abbiamo scelto relatori altrettanto importanti, quindi ringrazio per la loro partecipazione il professor Antimo Cesario, ordinario di filosofia politica dell'Università Vanvitelli, il senatore Gianni Pittella, l'onorevole Katia Polidori, che ringrazio perché lei viene direttamente da Bruxelles, quindi ha rispettato il nostro impegno, ringraziamo per essere stata, che essere oggi presente con noi. Poi per la Fondazione interverranno l'amico professore Marcello La Ponte e Orazio Abbamonte. I lavori saranno coordinati e moderati dall'amico Massimo Milone, responsabile del Vaticano, e i temi contenuti che affronteremo sono di estrema importanza e di grande, grandissima attualità. Da parte mia ringrazio in particolare il Presidente De Luca che concluderà i lavori di oggi e per aver fotografato quelli che sono i temi che riguardano il Mezzogiorno d'Italia, il nostro paese, ed espressione di un impegno politico costante e continuo perché sono dati che riguardano problemi nazionali e internazionali, ma quelli frutto anche dall'esperienza quotidiana del governare la nostra regione. Quindi penso che i temi, l'importanza dei temi non manchino. Da parte mia ringrazio ancora i relatori, il Presidente De Luca, per accettato il nostro invito e passo il testimone all'amico Massimo Ilenone per coordinare il lavoro di oggi. Grazie ancora a tutti quanti voi. Sentite, sì? Funziona? Sì, perfetto. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito, un saluto al Presidente De Luca, al Presidente Caia, mi scuso per qualche minuto di ritardo, ma purtroppo l'ennesimo sciopero dei tassi vede Napoli appiedata. E allora questo libro che cala in un momento di grandissima attualità politica, la scissione nei fatti del più grande partito italiano, con movimenti a destra e a sinistra, appunto ne sottolinea la bontà del libro. Libro che io ho letto, non so se l'avete letto tutti quanti voi, è godibilissimo, uno scenario ovviamente che spazia, insomma, una sorta di manifesto di un leader nazionale. Il Mezzogiorno ha bisogno di leader nazionali. E un leader nazionale che fa i conti con la realtà. E qual è? Lo scenario della guerra, lo scenario della pandemia, nuove emergenze, nulla sarà come prima, in sostanza nel libro dice il Presidente De Luca. E in questo contesto anche la democrazia dovrà avere una sorta di rivisitazione. Perché? Perché c'è la crisi delle forme partito, ne parla dettagliatamente nel libro, e c'è l'esigenza da sfondo, e questa è la visione del manifesto, questa esigenza di un dar vita a una nuova grande forza riformista del paese, che possa fare cosa? Non solo attuare, e questo quasi banale, insomma, il dettato del PNR, i finanziamenti e via dicendo, ma
costruire una nuova visione del paese nel contesto di un'Europa che deve fare i conti appunto con la guerra e con le emergenze sociali come e sanitarie come la pandemia. A pagina 27, io l'ho finito di leggere poco fa il libro, stamattina mi sono dedicato al libro, a pagina 27 c'è quasi di sentire di leggere la fibrillazione di queste ore della politica. Non c'è da rallegrarsi della deriva 5 Stelle, scrive il Presidente. Sarebbe utile recuperare una parte almeno di quelle speranze di rinnovamento che hanno investito la società italiana. Sarebbe utile e necessario avviare un percorso costituente per arrivare alla costruzione di un'unica grande forza riformista in Italia. Ci vorrebbe tempo, ma sarebbe un progetto in grado di ricreare entusiasmi collettivi. Certo, Di Maio e compagni devono fare i conti con la loro scissione, con la crisi ovviamente di questo partito che passa da un estremo all'altro, insomma. Volevano depotenziare il sistema, insomma, sono diventati sistema, ora si dividono, insomma. Ma c'è questo sentire che così, insomma, il contesto politico non regge più rispetto ai partiti tradizionali. E quale futuro? Io vado a sintesi, giusto a mo' di provocazione per gli autorevoli interventi che seguiranno. Quale futuro? Si chiede il Presidente De Luca. Siamo chiamati a una sfida cruciale per il nostro Paese. Con l'Europa sconvolta da una guerra, con un PNR appena avviato, rispetto al quale vanno recuperati decenni di ritardi, siamo chiamati a concretizzare gli impegni a cui siamo chiamati dall'Europa nelle condizioni più difficili, anche per il quadro di governo complesso e contraddittorio che deve sostenere questo sforzo. Possiamo farcela, credo, non solo se riusciamo a trovare soluzioni operative, ma anche e soprattutto se riusciamo a suscitare nel Paese un'attenzione ideale e morale all'altezza di una vera e propria ricostruzione. E credo sia un passaggio importante. E poi la proposta politica alla luce della sua grande e articolata esperienza. La sfida è un nuovo riformismo. O la vinciamo progettando, realizzando e governando il futuro, o siamo condannati a un rapido declino, a una stanca sopravvivenza nella quale ognuno può puntare a piccoli risultati a breve, ma avviandoci come paese verso una crisi sempre più profonda. E ovviamente passaggi interessantissimi, la crisi del PD, fermo sostanzialmente per De Luca in questa fase in cui forse c'è bisogno di nuovi stimoli e di nuove tensioni. Ovviamente la cronaca di questi giorni, insomma, alimenta questa fibrillazione, insomma. E chiuderei con gli scenari mondiali. Ci sono due, se non sbaglio, due bei riferimenti a Papa Francesco, l'unico leader forse insomma, planetario in questo momento, che sia sul fronte della crisi ambientale e sia sul fronte, insomma, della fratellanza universale, ha detto qualcosa. Siamo davvero a un bivio, o una nuova grande stagione di sviluppo, di umanesimo, di equilibri mondiali ricostruiti, scrive De Luca, di forte protagonismo dell'Europa e di rinnovamento della democrazia, oppure il declino, ma con sullo sfondo l'ombra pesante di un disastro ambientale che ci sovrasta e di una nuova barbarie emergente. È lecito sperare che si possa aprire una pagina di grande storia. E mi riferisco a questa pagina di grande storia dando la parola subito. Mi scuserete se sovverto la scaletta, ma mi sembra un atto di grande cortesia per l'onorevole Katia Politori, membro della Camera dei deputati della Repubblica, esperienza internazionale in particolare. Prego, credo che c'è il posto alla destra del Presidente. Perché? Perché ovviamente la riflessione di questo manifesto politico parte dallo scenario
internazionale. Siamo mani e piedi in una guerra che dura da mesi, non sappiamo ovviamente come uscirne, forse non lo sa nessuno, a cominciare da Putin, ma non lo sa neanche l'Europa e non lo sa l'America, non lo sappiamo noi. C'è la pandemia che riprende, il Covid ovviamente ha tenuto banco per 2 anni, poi mediaticamente fase di silenzio quasi. Nelle prossime settimane credo che il Covid ci ricorderà che siamo ancora in piena pandemia, insomma. Ecco, in questo scenario, tenendo presente i capisaldi di questo, e io sinteticamente di questo libro, di questa più riflessione politica del Presidente De Luca, insomma, come va a collocarsi l'Italia e cosa bisogna aspettarsi dalla politica, in particolare rispetto alla guerra, insomma, rispetto ovviamente ai posizionamenti dell'Europa. Le lascerei la parola. 5-7 minuti di intervento, ringraziando. Guardi, ci riuscirò, anche perché come vedi io non ho un foglietto, sono arrivata nel libro, non ho una scaletta di intervento, ma date le emozioni del libro preferisco, insomma, così seguire anche le sue indicazioni. Intanto buonasera a tutti, ringrazio il Presidente Caia per avermi invitato in questo posto meraviglioso. Io a Napoli vengo sempre molto volentieri, ho la fortuna di essere metà campana e quindi chiamata dalla Campania non posso che rispondere. Magari fossi arrivata da Bruxelles, ma io sto arrivando da Strasburgo, che è un posto praticamente irraggiungibile, quindi bisogna sempre passare, lo sa bene sicuramente il senatore Pittella, bisogna fare dei giri incredibili. Perché da Strasburgo? Perché io in realtà sono capo della delegazione italiana dei parlamentari presso il Consiglio d'Europa, sono un parlamentare italiano, però stiamo seguendo molto da vicino tutto quello che sta accadendo. Intanto, questo per me non è stato un libro facile da leggere, lo dico proprio con tranquillità, serena umiltà. Non è stato facile perché è un libro denso, è un libro molto denso, è un libro che non ti puoi permettere di leggere, io perlomeno, non mi posso permettere di leggere in aereo, in treno, con altre persone. Questo è un libro che a me personalmente richiede un'attenzione precisa, perché per ogni riga che il governatore ha voluto regalarci c'è indubbiamente una riflessione da farsi, riflessioni che poi si incatenano l'une alle altre e da cui si evince sicuramente, non sono io a doverlo dire, anche il personaggio De Luca. È il primo libro che io ho sotto mano dove, mentre lo leggo, e qui lo dico con il sorriso nonostante la mascherina, mentre lo leggo io sento la voce dell'autore, perché ormai il governatore è andato oltre al personaggio politico, se mi consente è una pop star, perché comunque è conosciuto da tutti al di fuori della regione, ci ha tenuto molto compagnia durante la pandemia nonostante abitassimo fuori dalla sua regione. Quindi per me è stato anche bello, perché leggerlo e sentire la voce, immaginare le espressioni, immaginare anche il sorriso, il ghigno che lo contraddistinguono in alcuni passaggi. Questo è un libro, a differenza magari di altre cose che ha scritto, chiaramente molto più formale, ma per chi lo conosce, per chi l'ha seguito, per chi sa come parla, si può sempre immaginare la battuta che ci potrebbe essere dietro legata al contesto. Dunque, la riflessione che mi ha portato è stata l'ultima parte soprattutto di questo libro, strettamente legato ovviamente anche alle prime pagine, ma l'ultima, che è quella che riguarda la guerra in Ucraina. In un'altra presentazione mi pare di aver letto che il governatore ha detto volevo scrivere queste cose, poi è successa la guerra e chiaramente una nota andava comunque fatta. Guardate, è un po' quello che è successo a noi nel Consiglio d'Europa. Stavamo lavorando ovviamente al tutto, abituati anche, forse un po' assuefatti, e questo è un peccato molto grave secondo me, ai conflitti in corso, perché non c'è volta in Consiglio d'Europa che non ci sia il collega armeno che si alza e parla contro il collega azero e viceversa. Un po' assuefatti da questi conflitti, dal sentirlo, dal vivere, quando questa guerra ci è letteralmente scoppiata in mano, mettendoci di fronte
Prima lo sconcerto perché sono immagini, io l'ho detto ieri in una dichiarazione che ho fatto al Consiglio d'Europa, sono immagini che tutti noi pensavamo aver legato sicuramente ai libri di storia, perlomeno per quello che mi riguarda, che l'ho sentito raccontare solo dai nonni, che peraltro non ho più. Però ci ha posto di fronte nell'immediato ad una soluzione, e guardate che lo sconcerto e la paura era ed è stata veramente molto forte. Il concetto di sicurezza, che va oltre il concetto di difesa, va proprio oltre il concetto della difesa, ma che si poggia proprio su dei processi democratici, come peraltro ebbero a dire nel 93 a Vienna, quando hanno coniato la sicurezza democratica, mai come oggi attuale, perché poter consentire o poter fare in modo che i paesi all'interno dell'Europa o comunque ai confini dell'Europa si sentano in qualche modo sicuri significa potersi basare ovviamente su dei diritti, doveri, su del rispetto che solo la democrazia ci può dare. No, non si compra a etti la democrazia, cioè non è che la si trova dal salumiere, è un percorso complicato, difficile, come ben spiega il governatore nel suo libro, un discorso che ci porta, ahimè, subito di fronte al fatto che, e ci siamo arrivati dopo 3 mesi, noi non siamo stati in grado di dare in questo percorso democratico di avvicinamento, di allargamento della comunità europea, non siamo stati in grado di dare un nome ai nemici della democrazia. Cioè noi siamo stati ciecamente tolleranti, abbiamo non riconosciuto, oppure riconosciuto, ma forse in qualche modo non rinnovato l'attenzione, la vigilanza, e abbiamo fatto in modo che qualcosa ci sfuggisse di mano. Ora, è vero che la guerra preventiva è un qualcosa che chiaramente, insomma, non rientra esattamente nelle prassi anche storiche, però noi sicuramente abbiamo perso di vista questo lavoro. Abbiamo perso di vista anche l'informazione democratica, cioè quell'informazione che non riesce, quando è democratica, a manipolare la gente. Ieri si raccontava di una missione nostra in Bosnia a controllare che le elezioni procedessero regolarmente. Certo, le elezioni sono andate regolarmente, il problema è tutto quello che c'è stato prima. Il problema è capire se c'è stata libertà da parte dei giornalisti di poter informare, il problema è capire se c'è stata libertà di associazione, il problema è capire come sono stati informati gli elettori durante questo percorso. Un limite, una difficoltà oggi, il Presidente tocca più volte anche questi argomenti, chiaramente la società è cambiata, tutto va rinnovato, un limite dovuto anche alla velocità sicuramente della tecnologia. Sempre in questo contesto europeo, dopo lo sconcerto, si è tentato di ridefinire questi limiti, un po' a latte versato. Si è provato proprio in questi giorni a tentare di includere, ieri poi c'è stata la bella notizia che l'altro ieri l'Ucraina ha firmato la Convenzione di Istanbul, sono piccoli passi di avvicinamento verso l'inclusione. Devo dire che c'è sicuramente un apprezzamento da parte di tutti, la cosa più logica e intelligente, io qui mi trovo perfettamente d'accordo con il Presidente, quello ovviamente di far entrare l'Ucraina all'interno del nostro sistema, ma è chiaro che non possiamo nemmeno dimenticarci che c'è la Russia là fuori, abbandonarla e fare in modo che diventi, tra virgolette, pur essendo un paese sovrano, bottino della Cina, che insomma alla fine, voglio dire, non può veder l'ora di una cosa di questo tipo. Quindi noi, per non rimanere incastrati in questa situazione, siamo arrivati al bivio, il bivio di cui proprio parla il Presidente del Libio, il bivio della scelta. Se guardare questo calo di democrazia, e vi dico solo ieri, ma tutti i giorni è stato ripetuto, questo calo di democrazia che è avvenuto in Europa, oppure se tentare di contrastarlo, se contrastarlo con delle buone pratiche da mettere in atto adesso, che ci siamo resi conto, a latte versato, che la democrazia non si compra, appunto, come dicevo, ha detto, ma che è un bene da proteggere.
L'altra cosa che mi viene da dire è che io questo libro ce l'avevo in mano chiaramente in questi giorni, quindi nelle pause del Consiglio d'Europa, nelle nostre salette al quinto piano. Due giorni fa è successo quello che è successo. Io ho fatto quello che ha fatto il nostro bravissimo dottore, ho tirato fuori la pagina quando è successa la scissione. Chiaramente io ho dei colleghi che fanno parte dei 5 Stelle e quindi in quel mentre ricevevano mille telefonate, come è normale che sia, in quel mentre uno si rende conto di come il famoso uno vale uno sia morto tragicamente lì, perché un campano molto autorevole in questi giorni ha detto che l'uno non vale l'altro. Quindi ha fatto una completa distinzione di quello che stava succedendo e per me lì, già quando l'uno valeva uno, la democrazia nostra italiana ha cominciato a rotolare, perché non capisco con quale diritto, quindi diritto presunto tale perché non è un diritto, tutti possono fare tutto, ignorando completamente il merito, ignorando completamente il lavoro, salvaguardando i punti di partenza sociali di assistenza che devono essere uguali per tutti, però con l'uno vale uno non c'è più un percorso di meritocrazia, percorso per il quale io molto prima di entrare in politica da Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori avevo coinvolto tutti i parlamentari che all'epoca erano più grandi di me, riflettendo proprio su questo punto, sulla volontà di non restare lì per cent'anni perché non ha senso, ma sulla volontà di riportare al centro, per rendere democratico veramente il nostro paese, la meritocrazia. Io posso solo non so se ho sforato già il mio tempo, ma le sollecitazioni chiaramente, Presidente, sono tantissime e avremo modo poi, perché lei lo presenta in tanti posti, quindi mi piacerebbe anche continuare a parlarne. Una cosa però l'aggiungo, proprio veloce, l'ultima. Ieri ho creato un caos senza volerlo, è uscita un'ansia, come dire, che ha un po' scosso le parti della guerra, perché io alla fine del mio intervento ieri ho detto, e qui è una platea prevalentemente maschile, ma azzardo, prendo il coraggio, lo dico lo stesso, ma se i due presidenti fossero stati due donne, saremmo arrivati lo stesso a questo tipo di guerra, alla guerra, tanti tipi di guerra, ma a questo tipo di guerra, guerra sciagurata, guerra di violenze su donne e bambini, ma anche se uno dei due solo fosse stata una donna, non avremmo forse avuto modo di gestire la situazione in maniera diversa? Vedo che le signore annuiscono. Allora, il punto è questo, è semplicemente che la donna è nata per fare la mediazione, dà la vita, non la toglie, sa cosa significa perdere un figlio, e quindi io ieri l'ho buttata lì, ma veramente senza pensare che sarebbe venuto fuori un vespaio, perché io lo penso veramente. Ma cosa volevo dire ieri? Che in questi percorsi di ricostruzione democratici, ai tavoli importanti, ai tavoli per costruire la pace, devono sedere anche le donne, non perché lo dice Katia Polidori, ma perché ci sono dei studi presentati proprio ieri che dicono che tutti i conflitti si sono risolti, o non ci siamo arrivati, o si sono risolti in maniera più veloce laddove delle donne sono entrate nella trattazione e nella mediazione. Beh, grazie a voi. Grazie. Dunque, viviamo una circostanza storica che mette in gioco le radici dei valori su cui abbiamo basato la nostra convivenza a livello familiare, sociale, economico, internazionale. Abbiamo bisogno di sapere da dove veniamo per scegliere in che direzione andare. E forse un filosofo della politica in questo contesto ci può dare una mano nella riflessione. Il professor Altimo Cesare, ordinario di filosofia politica all'Università Vanvitelli, che ringrazio. Grazie, onorevole Polidori. Grazie al collega Bamonte per l'invito, agli amici della Fondazione Banco Napoli per averci regalato questa serata di approfondimento che prende spunto dal libro del Presidente De Luca. Veramente sono rarissimi i casi in cui riusciamo a ragionare di politica al di là del momento elettorale, e questo è uno delle riflessioni che vanno fatte quando riflettiamo sui destini della democrazia. Presidente De Luca lo conosciamo sia come amministratore, tenace amministratore, sia come uomo di riflessione,
d'altra parte ci accomuna una passione per la filosofia, e ha voluto buttare giù una serie di idee che da un lato tradiscono una sorta di pessimismo antropologico, che però il politico non si può permettere in maniera assoluta, perché il politico, così come l'imprenditore, deve avere necessariamente, come dire, una fiducia prospettica, nonostante la consapevolezza realistica di quanto accade. E allora sui destini della democrazia il presidente De Luca, a partire dal titolo, ha voluto lasciarci, come dire, nel dubbio su quale sia l'effettiva condizione oggi della qualità della democrazia. Allora, a partire dagli anni 2000 si è molto riflettuto su che cosa può accadere quando la democrazia, come ogni esperienza umana, è necessariamente votata a cambiare, a mutare e a involversi. Questo ottimismo, diciamo così, rispetto a una forma di governo a tutti noi cara, non è assolutamente giustificato. Come ogni vicenda umana, anche la democrazia è destinata a mutare. Ora, la mutevolezza della democrazia disegna uno scenario per il più perturbante. Abbiamo anche una difficoltà terminologica a immaginare che cosa viene dopo la democrazia collassata o in crisi. Tant'è vero che nella classica successione delle forme di governo, mentre ci ricordiamo che la monarchia cede il posto alla tirannide e l'aristocrazia all'oligarchia, davanti alla democrazia il termine che viene dopo ci lascia un po' così basiti. Che viene dopo? E in realtà Colin Crouch negli anni 2000 ha inventato questo termine, fortunato quanto inutile, perché è post-democrazia, è come quando uno si interroga cosa viene dopo la morte, il post-mortem. Il sarcasmo del presidente direbbe non dice nulla, anche se lo dice molto bene. E ha avuto abbastanza successo con Colin Crouch, ha venduto moltissime copie dei suoi libri, ma in realtà non dice nulla. Siccome quando vogliamo aggiornarci è bene leggere i classici, anziché le testate giornalistiche che, come dire, rispondono sempre alla voce del padrone, nei classici noi troviamo il termine che definisce lo scenario perturbante transdemocratico. E infatti Polibio di Megalopoli, questo storico acheo che dopo la battaglia di Pydna venne a Roma e si innamorò poi della dimensione romana della gestione del potere, ci ha detto nel sesto libro delle storie, guardate che dopo la democrazia viene la oclocrazia. Che cos'è la oclocrazia? Non è più il potere del demos, ma il potere dell'oclos. L'oclos è la folla, e la folla è ben descritta in una parte interessante del testo del presidente De Luca, che io potrei dividere in una parte di carattere filosofico, filosofia delle scienze sociali, poi c'è una parte di carattere antropologico, e qui vengo al concetto di oclos, e poi c'è una parte, diciamo, di carattere programmatica, politica, partitica, e di questo io non vi parlerò. Lascerò ad altri più qualificati di me eventualmente una riflessione a due voci con il presidente. Ora, che cos'è questa oclos, questa folla? Ecco, è una folla che non risponde più ai canoni della democrazia per come è stata pensata da chi la democrazia l'ha inventata. È chiaro che il termine è di matrice greca, ma i greci che hanno inventato il termine, con tutte le differenze che noi possiamo, ovviamente le diamo per scontate in una platea così colta, tra la democrazia degli antichi e dei moderni, però pretendevano due cose nel processo democratico: la isonomia, l'uguaglianza di tutti davanti alla legge, e il problema del rapporto tra i poteri e tra i poteri, diciamo, costituzionalmente previsti a partire da Montesquieu, e lo sbilanciamento e il collassamento di questo equilibrio dei poteri è uno dei fil rouge tematici affrontati dal presidente in questo libro. Il rapporto non più armonico tra legislativo, esecutivo e giudiziario, con un esecutivo che traborda, utilizzando anche la dimensione emergenziale che nel dettato costituzionale consente la decretazione d'urgenza, ma ormai viviamo tutti in una dimensione d'emergenza, acuita dall'avvicendarsi della pandemia prima e della dimensione bellica oggi. Quindi che cosa è al di fuori dell'urgenza? Questo dà ancora di più, diciamo, potere all'esecutivo davanti a un Parlamento non capace di legiferare, di provvedere attraverso la decretazione d'urgenza. E poi la supplenza svolta dalla magistratura. Davanti alla politica, che non diventa più l'arte nobile che ci rende umani, perché siamo animali politici,
anche se giustamente il governatore dice siamo animali, in parte politici e in parte, diciamo, ricordiamo sempre la nostra natura biologica, perché questo ottimismo, diciamo, di carattere intellettualistico aristotelico il governatore non ce l'ha. Ha il polso della situazione, la concretezza della realtà e anche la conoscenza dell'umano. Allora vi dicevo, uno dei criteri era l'isonomia e su questo troviamo spunti di riflessione interessantissimi nel libro. L'altro è, attenzione, è una parola meno conosciuta di isonomia, è isegoria. Che cos'è l'isegoria pensata dai greci? È la possibilità, fondamento della democrazia, data a tutti di parlare in pubblico esprimendo un'opinione. Sembra una cosa facile, ma non lo è. Lo sapete perché? Perché i greci, ripeto, con tutta la consapevolezza della distinzione tra la democrazia degli antichi e dei moderni, non affidavano il diritto di parola così a tutti, le legioni di imbecilli di Umberto Eco, ma pretendevano, diciamo, dei prerequisiti esistenziali. Innanzitutto tu potevi prendere la parola in assemblea quando certificavi di essere un uomo libero. E quando è che un uomo è libero? Di questo si occupa il governatore nel libro, quando ha la dignità del lavoro. Detto altrimenti, semplifico il pensiero un po' più articolato del governatore, non quando è iscritto al libro paga dello Stato perché percettore di reddito e riserva elettorale di qualche, come dire, composizione politica. Non sei un uomo libero. Allora è il lavoro che dà la dignità, è sul lavoro, questa parola che è diventata quasi desueta, perché l'Italia da Repubblica Democratica fondata sul lavoro, e quindi ritorna all'aggettivo democratico, sembrerebbe orientarsi verso una Repubblica Democratica fondata sul reddito. Non è così. La dignità del lavoro mi dà la libertà di poter esprimere il mio pensiero in assemblea senza dover dar conto a nessuno. Ma i greci non dicevano solo questo, non solo deve essere un uomo libero, ma per esprimere un'opinione devi conoscere il problema. Conoscere il problema implica un'assunzione di responsabilità rispetto all'opinione che si esprime, perché ti devi documentare. Questo costa responsabilità e sacrificio. La parola responsabilità ricorre molto spesso nel libro del presidente De Luca. La terza caratteristica che i greci pretendevano per lasciare la libertà di parola in assemblea era proporre soluzioni plausibili, perché tutti quanti possiamo, come dire, ammorbare l'aria pronunciando, come dire, opinioni strampalate, ma rispetto alla risoluzione dei problemi, alla concretezza dell'affrontare il problema e tentare di risolverlo, tu il problema lo devi studiare e devi avere il coraggio di proporre soluzioni plausibili. Mettendo assieme queste tre cose, libertà, che implica assunzione di responsabilità, conoscenza dei problemi e proposta di soluzioni plausibili, vediamo che la democrazia è qualcosa di molto difficile da praticare e non è semplicemente un'idea di cui ci diciamo tutti quanti innamorati. Devo dire che il presidente De Luca su questo riflette, e vengo al secondo e ultimo punto della mia brevissima riflessione a margine di questo libro interessante, è il carattere antropologico di cui si occupa il presidente De Luca. Cioè si occupa della condizione umana della postmodernità, perché il protagonista della vita politica è il cittadino che fa parte del corpo elettorale, ma questo cittadino partecipe e decidente, è effettivamente arbitro del proprio destino, mi correggo, dico ancora meglio, vuole essere effettivamente arbitro del proprio destino. Beh, c'è una sorta di mutazione antropogenetica, per cui il cittadino molto spesso vuole essere indirizzato da un'autorità che assuma la veste del buon pastore e lo indirizzi. E questo è il cittadino che diventa, come dire, il leone di tastiera, che vuole essere cooptato in una community, vuole vivere una vita problematica e irresponsabile, però vuole esprimere la propria opinione attraverso la delega che qualcuno che controlla l'algoritmo gli consente di fare. E di questo il governatore si occupa, perché dice questa post-democrazia affidata alla rete, quali margini di, come dire, controllo della responsabilità garantisce? All'interno della rete la dimensione è dialogica o unilaterale? È libertaria o è strumentalizzata nella inconsapevolezza del finto protagonista che si ritiene tale? Alla fine io credo che il titolo di questo bel libro, Democrazia al bivio, poteva essere Democrazia al tramonto o Democrazia scenario transdemocratico, ma voglio dire, chi ha responsabilità
politiche e pubbliche di questo tenore non si può consentire parole troppo pessimistiche. Devo dire che alcuni temi ritornano prepotentemente al centro del dibattito pubblico anche grazie a questo libro. La modernità del dibattito, e lo diciamo qui nella sede del Banco di Napoli sulla questione meridionale, quasi uscita dall'agenda, diciamo, di tutti i partiti politici, quasi come se si trattasse di una questione di stampo ottocentesco, è riportata con orgoglio e con la consueta tenacia dal governatore al centro dell'attenzione del dibattito politico. E poi ci sono una serie di proposte per cercare di mettere assieme le forze progressiste all'interno di un campo che dovrebbe essere ricco di valori e animato da una giusta concretezza. Io dico che vale la pena leggere questo libro perché da un lato si sente un ritorno dell'autore a sue letture di qualche tempo fa, dall'altro lato si sente anche però la quotidianità di un impegno, e quindi mettere assieme l'elaborazione di un pensiero e la concretezza dell'azione indubbiamente è di grande arricchimento per chi non vuole leggere cose assolutamente o campate in aria perché vivono in atmosfere rarefatte o animate da troppa concretezza non sono ancorate a una dimensione valoriale importante. Grazie. Grazie al professor Cesaro. La parola al professor Marcello Da Ponte, consigliere della Fondazione Banco di Napoli, nonché docente di diritto del lavoro. Lo ringrazio. Grazie Milone. Le brevi ma dense e appassionate pagine con cui il presidente De Luca racconta da amministratore pubblico, ma direi anche da cittadino, le lentezze, i ritardi, i vincoli, le esperienze e le ostruzioni del sistema politico e amministrativo sono di straordinario interesse. Devo dire che l'elemento più significativo del libro del presidente De Luca è quello di un ritorno alla politica, che qualcuno che mi ha preceduto ha segnalato, ed esprime, a mio giudizio, particolare coraggio nell'affrontare temi di straordinaria rilevanza e delicatezza che, ancorché di comune sentire, solo raramente sono oggetto del dibattito pubblico. Il merito principale del libro, che è un libro di appena 100 pagine, ma che devo dire sono estremamente dense, ogni pagina si legge con grande impegno, con grande attenzione, perché è ricca di spunti e di sollecitazioni e di riflessioni. Io cercherò di condensare alcune considerazioni nel breve spazio assegnato, richiedono però un'attenzione particolare. De Luca parte dalla doppiezza, dal trasformismo, le caratteristiche tipiche di un'Italia che purtroppo continua a caratterizzarsi nel corso della storia e negli ultimi tempi, attraverso l'efficace richiamo alla post-democrazia e a Colin Crouch, di cui faceva riferimento il professore Cesaro, la necessità di una ricostruzione in termini non soltanto di carattere politico e organizzativo, ma in termini proprio di coscienza e di consapevolezza. Il Presidente segnala alcune caratteristiche di questo percorso negativo, ma nello stesso tempo ne indica con grande, devo dire, attenzione, con grande impegno, i possibili spazi di rinnovamento. Si sofferma sulla personalizzazione della politica, sulla sparizione delle grandi questioni, in particolar modo dei bisogni del quotidiano per affrontare il tema del personalismo, del leaderismo politico. D'altronde la crisi della democrazia che si rappresenta in maniera plastica, evidente, nei risultati delle elezioni dei principali paesi occidentali, pochi giorni fa, il caso francese, abbiamo avuto un'ulteriore riduzione sensibile della presenza
del corpo elettorale al voto, e nello stesso tempo l'emersione di fenomeni personalistici. Il caso di Mélenchon credo che sia un caso particolarmente evidente, il suo effimero successo politico, effimero perché diciamo impedisce al partito di maggioranza relativa di governare e nello stesso tempo non è in grado di costituire un'adeguata alternanza politica, cosa che si è verificata nei principali paesi occidentali, per cui anche in quel paese sembra raggiungersi l'ipotesi di un governo di unità nazionale, che tuttavia non consente di affrontare i veri nodi e i veri temi e le riforme di un paese. E questo problema in Italia è un problema particolarmente evidente, è chiaro che De Luca sottolinea, attraverso una serie di riferimenti alla palude burocratica, alla crisi della giustizia, al processo come pena. Si sofferma, devo dire, con particolare acutezza su alcuni concetti che hanno rappresentato le linee guida delle più recenti riforme del nostro ordinamento. Parlo, senza citarlo, ma De Luca fa riferimento all'uso impune dell'anonimato, quindi al whistleblowing, alla spettacolarizzazione della giustizia, al contrasto effimero alla corruzione, attraverso un incremento e un arricchimento delle norme e delle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi. In realtà non si combatte la corruzione, ma si alimenta soltanto la burocratizzazione amministrativa, i passaggi attraverso una pluralità di meccanismi di scomposizione. Pensiamo al tema degli appalti, che De Luca cita con grande attenzione, ma anche alla costruzione di una serie di categorie giuridiche piuttosto anomale, come quelle del traffico di influenza, aggiungerei io, sebbene in un quadro molto più complesso, quello del concorso esterno, che peraltro esiste soltanto in Italia tra i paesi europei, e ancora delle norme che prevedono una serie di vincoli, come quelle che danno seguito alle, prevedono che in seguito di condanne di primo grado non ci si possa candidare alle elezioni. Di recente è fallito un importante referendum, che è un ulteriore passaggio della crisi dell'amministrazione. Non è riuscita il Parlamento ad approvare una riforma in quella direzione, come anche in materia di separazione delle carriere, non è riuscito il corpo elettorale a modificare diversamente quel quadro di idee. E allora, quali sono i rimedi al declino culturale, politico, economico, sociale e istituzionale del Paese? De Luca ne indica molti. Io mi soffermo su uno in particolare, che è stato oggetto di riflessioni anche da parte del professore Cesaro e che mi sembra di particolare rilevanza, cioè quello della centralità del lavoro. La centralità del lavoro e quindi il tema della piena occupazione, della transizione verso una democrazia efficiente che rimetta l'uomo al centro del dibattito. Repubblica fondata sul lavoro e non sul reddito, diceva Cesaro poc'anzi. Il tema è particolarmente decisivo, e quindi il ruolo della formazione. Perché non legare il reddito di cittadinanza o una forma di retribuzione per tutti a una formazione adeguata in altri paesi d'Europa? Mi viene ancora facile citare il caso della Francia, che conosco bene, dove all'erogazione di una determinata forma di diciamo protezione sociale viene accompagnata una robusta attività di formazione durante e dopo l'attività lavorativa, anche per chi è fuori dal contesto occupazionale, allo scopo di potervi rientrare. E da questo punto di vista le riforme degli ultimi anni del lavoro in Italia non vanno nella direzione giusta. De Luca parla di nuovo umanesimo, io aggiungo la tutela dei lavoratori economicamente dipendenti, che non sono soltanto i lavoratori subordinati, ma, e De Luca questo lo fa in maniera particolarmente accurata, il lavoro autonomo, che è visto in Italia ormai da anni come il lavoro dei privilegiati, ma non è affatto questo. Il caso dei riders lo dimostra in maniera molto più evidente, e quindi il tema resta quello della dipendenza di carattere economico, che non è soltanto dei lavoratori subordinati, ma è anche dei lavoratori autonomi.
Le riflessioni da fare sono veramente, veramente tante. Mi pare opportuno fare un richiamo al tema delle incompatibilità e delle norme sulla trasparenza, su cui De Luca si sofferma ampiamente in maniera importante e decisiva. Lui parla di una spinta verso la fuga dagli impegni pubblici. Mi sembra un tema particolarmente significativo anche rispetto alla qualità della politica. Noi ci lamentiamo sovente in tutti gli ambienti, soprattutto in quelli elitari, della crisi della politica, dell'incapacità delle forze politiche di intercettare i bisogni e di tradurli in norme, ma non ci soffermiamo sulle ragioni per le quali c'è una disaffezione dalla politica e dall'impegno amministrativo di un numero crescente di soggetti e di individui. Le norme che limitano le disposizioni, per esempio in materia di vincoli, di presunzione di colpevolezza e quant'altro, vanno in quella direzione e sono uno degli aspetti su cui occorre più accuratamente soffermarsi. De Luca non ne parla nel libro, ma mi pare opportuno da questo punto di vista ricordare anche mio giudizio, gravemente inopportuna riduzione del numero dei parlamentari, che piuttosto che collegare in misura più evidente il cittadino al proprio membro in Parlamento, realizza un numero inferiore e quindi allontana, creando una divaricazione ancora maggiore. Ma ripeto, i temi sono moltissimi. È opportuno soffermarsi, per concludere, sul ruolo dei comuni e sul ruolo delle città. Ecco, partire dalle città, partire dai comuni è assolutamente necessario. L'Italia è il paese dei comuni, è il paese delle realtà, delle piccole realtà territoriali, che sono il volano di sviluppo di una ripresa in termini di programmazione e in termini di ricostruzione dei servizi, dei bisogni essenziali. De Luca ricorda la scuola, i trasporti, la sanità, aggiungerei la casa, e cioè la ripresa di attenzione verso i temi che sono strettamente connessi ai bisogni delle comunità e ai bisogni sociali. E un presidente di regione che ben conosce quali sono le sofferenze di un territorio particolarmente martoriato come la Campania, che peraltro è uno dei territori dove vi è il maggior numero di giovani. E una delle considerazioni più importanti del libro, su cui vale la pena soffermarsi, è proprio quella del richiamo al lavoro delle donne e dei giovani. Senza adeguate misure di riequilibrio tra il lavoro femminile e il lavoro maschile, e senza un robusto investimento sull'ingresso dei giovani nella pubblica amministrazione, se vogliamo soffermarci appunto a questi aspetti, l'Italia ha difficoltà a mettersi al passo con gli altri paesi europei. Grazie. Grande assente in questi ultimi anni nel dibattito politico la questione meridionale. Questo libro ripropone in primo piano anche la questione meridionale. I dati della crisi, le donne con occupazione ridotta, ovviamente il 35%, il tasso insomma, dei giovani che vanno via, 1 milione di ragazzi nel mezzogiorno. Chi più del senatore Gianni Pittella può fare una veloce riflessione su questo tema. Il senatore Pittella, tra l'altro, è sindaco di Lauria. Lo ringrazio. Grazie, io sono sinceramente molto onorato di essere qui in una sede che storicamente rappresenta una delle voci più autorevoli del meridionalismo, e sono particolarmente felice di essere qui per concorrere in maniera sintetica al dibattito che apre il libro di Vincenzo De Luca, al quale mi lega un'antica stima e amicizia che cerco di non, come dire, mettere avanti rispetto all'analisi del libro e alla raccolta degli stimoli che il libro ci dà. Saluto tutti i correlatori e tutti i presenti.
Credo che il libro di De Luca, come è stato già detto da Katia, dal professor Cesaro, da Marcello, da Ponte, ci offra un quadro realistico della situazione, una fotografia esatta. Il malato democrazia, che in Italia ha delle caratteristiche patologiche, ma non è che in altri paesi delle cosiddette democrazie liberali abbia una situazione di salute migliore. In realtà le vicende storiche ci hanno portato ad un declino delle democrazie rappresentative cosiddette liberali e ad un'affermazione in molte realtà di regimi monocratici. E c'è questo virus, che è il virus del populismo, che in questi anni ha molto deteriorato lo stato di salute della democrazia, alimentato anche da condizioni sociali che hanno favorito la forza del populismo. Poi in Italia c'è una condizione particolare, descritta bene con anche la lingua puntuta che è propria di Vincenzo De Luca e che riguarda tutte le questioni che sono state qui ricordate dalla giustizia, al ruolo del Parlamento che ormai è trasformato in un votificio. Noi facciamo soltanto la cosa dei decreti, punto. Non credo che ci sia una legge, una, forse una in una legislatura, che viene fatta per iniziativa parlamentare, purtroppo. Lo dico con grande sofferenza e con grande tristezza, anche venendo da un'esperienza europea che era ben diversa da quella che ho trovato al Senato della Repubblica, che è assolutamente disarmante. Ora, qual è la considerazione che voglio fare? Che rispetto a questa condizione della democrazia, lo strapotere della rete, queste stupidaggini dell'uno vale uno, che oggi vengono smentite, ma c'è bisogno delle scuse. Non a noi che facciamo politica, ma agli italiani. Perché c'è stato un partito che ha preso il 33% alle elezioni ultime. Sulla base di queste impostazioni, che sono impostazioni sbagliate, che hanno portato al dileggio della democrazia rappresentativa e del Parlamento, al taglio dei parlamentari, allo screditamento di chiunque abbia fatto politica in questi anni, alla lotta a chi ha avuto il coraggio di metterci la faccia. Ora, qual è la mia considerazione? Covid e guerra rischiano di essere gli elementi di ulteriore danneggiamento della democrazia e rischiano di favorire invece i regimi monocratici liberali. Attenzione, nella dialettica mondiale tra sistemi democratici liberali e sistemi illiberali, la guerra e il Covid agiscono non per le democrazie, non in favore delle democrazie. Ecco perché il libro di De Luca è uno strumento preziosissimo, anche quando lui parla di una grande alleanza riformatrice e progressista, che certo non è una cosa che si fa domani mattina con la frammentazione che c'è e che richiede grande coraggio, visione e grande autorevolezza, come ha Vincenzo De Luca. E io mi permetterei di dire: questa alleanza, questa grande forza unitario di progresso affronti un percorso costituente in Italia, ma affronti anche un percorso costituente in Europa. In Italia, per rimettere in piedi un sistema politico ed elettorale che ridia al cittadino lo scettro del comando. Tutti parlano sistema proporzionale, maggiorità, ma io non sento una persona che dica: bisogna ridare al cittadino il diritto di scegliersi il proprio parlamentare. Poi diciamo che c'è la disaffezione alla politica. E a livello europeo, Enzo, io penso che
un percorso costituente, un percorso politico virtuoso debba vedere l'Europa confermare la sua scelta atlantista e occidentale, ma anche la sua capacità negoziale. L'Europa deve essere soggetto politico attore sullo scenario globale, alleato con le forze dell'Occidente, ma non in maniera acritica. Poi deve avere capacità di mettere un tetto allo spread, altrimenti a settembre saremo nei guai. Un tetto allo spread, la BCE decida qual è il tetto dello spread al di sopra del quale compra i titoli eccedenti per i singoli paesi, altrimenti saremo al disastro. E l'Europa si doti di un'agenzia per gli approvvigionamenti energetici e alimentari. Queste sono le cose che bisogna assolutamente fare. Grazie Enzo, come al solito tu non solo testimoni di essere un grande e forse il migliore uomo di governo che c'è in Italia, ma dimostri di essere un grande politico, un grande leader. Io mi auguro sinceramente che questo libro non sia soltanto un'occasione di riflessione antropologica, sociologica e politica, ma sia anche l'apertura di una grande campagna politica in Italia e in Europa per affermare quelle qualità e quelle doti di cui Vincenzo De Luca ha dato testimonianza e dà testimonianza anche oggi. Grazie. Grazie al senatore Pittella. Orazio Abbamonte, responsabile delle attività culturali della Fondazione Banco di Napoli. Grazie a tutti gli intervenuti e non so se si sia notato che in una fondazione bancaria, questa è una fondazione bancaria, stiamo presentando un libro di un uomo politico di notevole rilievo che ha scritto di politica. Le fondazioni bancarie per loro natura dovrebbero tenersi distanti dalla politica. Ci è sembrato però, e fino ad oggi, almeno da quando io sono responsabile delle attività culturali di questa fondazione, non è capitata una cosa del genere. Sono due le ragioni per le quali abbiamo ritenuto opportuno, con il presidente Gaia, con i consiglieri generali che si sono occupati di questa vicenda, opportuno di parlare di questo volume di Vincenzo De Luca. Anzitutto per quello che diceva poc'anzi il senatore Pittella, perché in Italia c'è una disaffezione dalla politica che ha raggiunto livelli patologici. Considerate che in una grande città come Napoli, sul referendum, su 5 quesiti referendari che avevano a tema uno dei problemi radicali della nostra democrazia, dei quali il presidente De Luca ha messo a fuoco aspetti rilevanti nel suo volume, ha raccolto l'interesse di 8 elettori su 100. Queste sono cose di una gravità estrema, tra le più gravi malattie che una democrazia possa soffrire, perché significa disinteresse per i nostri interessi, mentre la democrazia vive degli interessi dei suoi cittadini, di cittadini che abbiano chiari i loro interessi fondamentali. Secondo, il secondo motivo è il libro del presidente De Luca. Perché dico questo? È un libro che si caratterizza per fare uso di un metodo che non credo di esagerare nel definire empiriocritico. Tra l'altro, e va detto, è alle origini del pensiero alto politico della sinistra l'empiriocriticismo. Un tale che si chiamava Vladimir, ma non il Vladimir che siamo abituati a conoscere nei nostri giorni, bensì si chiamava Vladimir Lenin, nel 1908 si misura con questi problemi, mette a fronte il materialismo, la dialettica materialistica con l'empirio criticismo. Perché l'empirio criticismo
è un modo di affrontare i problemi estremamente concreto e ad un tempo fortemente critico. Perché il libro di De Luca mi ha, diciamo, sollecitato su questo aspetto? Perché è un libro di riflessione politica pura, nasce, io credo di poterlo dire, mi è parso di capirlo, da una genuina esigenza che De Luca ha avuto di oggettivare certi problemi della politica. Ma perché ha avuto questa genuina esigenza? Perché, e lo si capisce bene dalla struttura di questo libro, ha vissuto questi problemi. Le categorie di giudizio pratico, le categorie cognitive di cui De Luca fa uso in questo libro per la sua proposta politica, io non mi soffermerò su questi aspetti, se ne è parlato ampiamente da parte di tutti coloro che mi hanno preceduto, sono categorie che si sono formate nella osservazione dei problemi che la quotidiana vita di legislatore, ma soprattutto di amministratore pubblico, hanno posto al Presidente De Luca. E che cosa, se si vuol tentare di essere sintetici, mi pare si debba ricavare da questo volume? Che De Luca si è reso conto che il nostro farraginosissimo apparato istituzionale, politico in generale, amministrativo in particolare, è andato disumanizzandosi. De Luca misura la propria proposta politica su questo aspetto fondamentale della sua esperienza, cioè di aver visto istituzioni non al servizio della comunità dei cittadini, ma totalmente autoriferite, totalmente avvertite di un unico interesse, dell'interesse di chi le occupa, dell'interesse di chi dà a loro vita ed azione. Le istituzioni italiane, a cominciare dalla magistratura, e non c'è bisogno di dirlo perché da loro stessi si sono svergognati, a cominciare dalla magistratura, tutto quello che si pensa dalle istituzioni italiane lo si pensa per potenziare e tutelare, proteggere, fecondare gli interessi degli apparati medesimi. Ecco, questo è un tratto che dal libro di De Luca emerge con una chiarezza estrema: i micropoteri, i procedimenti che sono fatti esclusivamente per distribuire poteri fra organi totalmente inutili. Se volete avere un'immagine icastica, credo che lo abbia di proposito costruito così quella pagina, la pagina 39-40 di questo libro, beh, basta aprirla. Per un certo procedimento sono elencate, c'è bisogno di una pagina intera per individuare le autorità che devono concorrere a mo' di avvoltoi sui pochi interessi che andrebbero gestiti, sarebbero gestiti evidentemente nella snellezza e nella efficienza in maniera estremamente pratica. Ecco, da questa esperienza vissuta nasce la proposta politica di De Luca, che, ripeto, non posso toccare perché è una proposta complessa e del resto se ne è già parlato. Però una cosa ancora vorrei dirle. De Luca sostanzialmente ci dice: badate, l'Italia è uno Stato autoritario senza autorità, cioè ci sono tanti piccoli autoritarismi che non trovano una sintesi nell'autorità superiore che coordini, moderi, eviti le deviazioni dello sviamento. Ma quello che mi ha colpito molto di questo libro e che ci è sembrato fosse ragione sufficiente per eccepire alla normale distanza tra le fondazioni bancarie e la politica è, come dire, la veramente genuina ricerca delle soluzioni. E questa cosa, cioè questa attenzione verso la ricerca di soluzioni politiche appropriate, che dovrebbe essere proprio dell'uomo politico, mi ha ricordato una pagina molto bella che un filosofo, ma che con la politica aveva avuto per tutta la vita molte relazioni, l'aveva anche molto ben studiata, ed era napoletano, e cade quest'anno il settantenario dalla morte, parlo evidentemente di Benedetto Croce, scrisse all'indomani della prima guerra mondiale, quando si era dimostrata tutta la criticità, tutta la inadeguatezza del diritto internazionale a fungere da preventivo, da rimedio, da ostacolo a che si arrivasse alle armi.
e fa un'osservazione che a me pare rispecchiare molto bene la mente di Vincenzo De Luca, anche perché è un'osservazione che pone in parallelo, come vedrete tra un attimo, due figure che un po' nella persona di De Luca si ritrovano, almeno nel senso che De Luca è persona estremamente attenta all'uso della parola, all'uso appropriato della parola. Nel libro più volte si fa riferimento all'importanza che il linguaggio della politica si rinnovi, non sia usurato, non sia scioccamente ripetitivo. Scrive Croce, e concludo: come il poeta, che non conosce concetti ma stati d'animo, si trova dinanzi a stati d'animo perfusi di un nuovo pensiero, così il politico, che non conosce se non interessi ed utilità, si trova dinanzi a nuovi interessi, nuove utilità sorte da nuovi bisogni morali, e non può respingerli, e deve fare i conti con loro, cioè deve accettare quella nuova materia insieme con le altre, e come accettava le altre, e darle col suo operare forma politica. Ecco, il libro di De Luca cerca di dare forma politica, che ci riesca o meno non possiamo noi ora qui stabilire, probabilmente ci vuole del tempo per capirlo e probabilmente ci vorrebbero più lettori in Italia, ma certamente l'intenzione è quella di trovare forme politiche appropriate per l'attualità. Vi ringrazio. Grazie al professor Albamonte, credo che la parola tocchi a questo punto al presidente De Luca per una breve riflessione conclusiva, ringraziandolo. Scusatemi, ma mi devo disabbigliare, se no mi farò un bagno. Abbiate pazienza. Grazie intanto al presidente Gaia, grazie agli amici che mi hanno onorato un po' con la loro presenza, le loro riflessioni, grazie al nostro moderatore. Antimo Cesaro ha intuito una cosa che non è chiara: il titolo del libro era un altro, era esattamente quello, Il tramonto della democrazia. Poi mi sono mantenuto perché mi pareva eccessivo, ho detto offriamo una forma dubitativa. Ci sono due o tre grandi questioni che ho cercato di affrontare sulla base dell'esperienza pratica fatta ovviamente in lunghi decenni di impegno politico. Qual è la situazione dell'Italia di oggi? Abbiamo vissuto in questo decennio, quindicennio, il tramonto del populismo anche nel nostro paese. Ho cercato di dire che la base del populismo è oggettiva, è di carattere internazionale, strutturale. Salvini, Grillo emergono non come un episodio nella vita pubblica del nostro paese, alle spalle ci sono ragioni di fondo. Abbiamo avuto modo di vedere che nell'atteggiamento di grandi masse in Occidente c'è stata una perdita di freni inibitori. Il rapporto che avevano i cittadini con lo Stato, con il potere, con il governo, aveva un elemento di rispetto. Nei 15 anni che abbiamo alle spalle si è perduto il rispetto. È diventato normale offendere chiunque gestisse un qualunque potere, una qualunque rappresentanza. Si è diffuso un linguaggio di violenza. C'è stata una grande anomia, perdita di leggi, di regole. Perché? Perché i processi di mondializzazione hanno determinato una divaricazione sociale drammatica. Ci sono stati milioni di cittadini e di lavoratori che hanno perduto qualunque interesse alla democrazia, anzi alla vita comunitaria. Si sono trovati in una condizione nella quale non avevano più niente da perdere. Si sono sentiti autorizzati a offendere tutti. Il linguaggio della Lega, il linguaggio dei 5 Stelle è stato per tanta parte la raccolta di questa pulsione di fondo che ha toccato milioni di esseri umani. Non ci riconosciamo più nello Stato, nelle leggi, nelle istituzioni, perfino nel linguaggio della politica, che è diventato per tutti il linguaggio della casta, di chi sta bene.
di chi non sa cosa sia la sofferenza umana. Abbiamo ascoltato cose assolutamente demenziali in questi 15 anni. Non avrebbero avuto spazio se non ci fosse stata questa base oggettiva, strutturale, nella vita di milioni di esseri umani. Questa stagione ha accomunato ovviamente tutti i paesi dell'Occidente. In Italia ha avuto una particolare esasperazione. Io ho cercato di descrivere quella che a mio parere nel nostro paese è l'aspetto di una crisi più generale che riguarda la democrazia in Occidente. Di dire che la democrazia non è un dato permanente, acquisito per sempre, è un dato storico, è una forma storica di governo delle comunità umane. E come tutte le forme storiche, era Tocqueville che ci ricordava per primo la storicità della democrazia. È destinata ad essere superata. In quale direzione dipende da noi, ma la forma di governo democratica sarà superata prima o poi. In Italia abbiamo una condizione di particolare sofferenza della vita democratica, perché la nostra democrazia è cresciuta con tante distorsioni, tante anomalie. Dalla fondazione, ovviamente. La democrazia vive un carattere di duplicità strutturale, di ambiguità strutturale. Robert Dahl ci ricorda che la democrazia vive di giudizi di valore, di giudizi empirici, cioè è fatta di dover essere, di idealità, anche la nostra Costituzione, di obiettivi programmatici e di giudizi empirici, cioè di valutazione non di quello che si deve fare, ma di quello che è possibile fare. Questo carattere di duplicità della democrazia è strutturale. In Italia è diventato patologico. Dall'Unità d'Italia in poi, dal connubio storico, in Italia la democrazia ha avuto un carattere originario di doppiezza. Di doppiezza. Con Cavour, perché bisognava mediare con componenti della società italiana che non erano interessati all'unità d'Italia, lo Stato Pontificio, alcune componenti monarchiche, ma poi alla fine anche dopo la realizzazione del nostro edificio costituzionale abbiamo vissuto di doppiezza. Abbiamo parlato per decenni di Costituzione reale, Costituzione materiale, Costituzione formale e materiale, di paese reale e paese legale. In buona sostanza abbiamo quasi legittimato il fatto che l'ipocrisia, l'incoerenza, la mancanza di valori fosse un dato acquisito nella nostra vita democratica. Uno degli intellettuali a me più cari, Francesco De Santis, ha parlato a volte, parlando della borghesia italiana, di una borghesia che viveva in maschera, viveva di ipocrisia, di finzione, e ha cercato di costruire una coscienza nazionale che è mancata nel nostro paese. Abbiamo una condizione di fondo di debolezza, anche perché la democrazia italiana è stata realizzata, l'unità nazionale è stata realizzata in Italia non dalla politica, o se vogliamo prima che dalla politica, dalla cultura. Per secoli l'identità degli italiani non era legata alla politica, alle istituzioni, a uno Stato centrale, era legata ai nostri intellettuali, era legata a Dante, a Machiavelli, a Galileo, a Giordano Bruno, a Leopardi, a Vico prima. Poi sono cresciute alcune deformazioni, alcune degenerazioni nel nostro paese che condannano oggi l'Italia a un lento declino se non rinnoviamo in maniera radicale la nostra democrazia. Ho segnalato alcune delle anomalie principali che incontriamo nella vita quotidiana, nel lavoro istituzionale quotidiano.
Abbiamo costruito un apparato burocratico, giudiziario, amministrativo che impedisce in Italia la trasformazione urbana. Abbiamo creato un apparato amministrativo e burocratico per un paese del non fare, non del fare. E anche qui ovviamente noi abbiamo scontato alcuni filoni storici della tradizione italiana, della vita del nostro paese. Per certi versi siamo ancora al Medioevo. Ho segnalato un'espressione di Machiavelli che mi colpiva ai miei tempi, parlando dei doveri e delle indicazioni che lui dava al principe per governare una città. Diceva Machiavelli: deve curare le tribù e l'arte e i quartieri, le tribù, le corporazioni, i quartieri, il municipalismo, il localismo. Bene, nel corso dei secoli l'Italia non è riuscita a liberarsi delle corporazioni, che sono lo scheletro della vita pubblica e della società italiana, più delle istituzioni. Le corporazioni, una società profondamente chiusa, nella quale l'ascensore sociale, tranne che per brevi periodi, non ha mai funzionato. Non una società aperta, una democrazia aperta. Una palude burocratica, adopero questa espressione, una palude burocratica. Provate a passare in Italia da un progetto a un cantiere aperto, a un'opera realizzata. È un calvario, è un percorso di guerra. Quante volte abbiamo rinnovato il codice degli appalti? Quante stupidaggini. Ricordo che quando fece la riforma del Rio, dopo credo neanche 10 mesi, furono cambiati credo 190-180 articoli, dopo 10 mesi. E anche qui l'Italia dell'ipocrisia, del fare finta, ha prevalso sempre sull'Italia della concretezza. Ho detto che sui portoni dei nostri ministeri, dei nostri luoghi burocratici, troverete sempre una scritta a titoli cubitali: mettere a posto le carte. Non risolvere i problemi, mettiamo a posto le carte. Il tentativo di creare in Italia un'amministrazione per risultati, non per atti, è totalmente fallito. Siamo costretti a guardare le carte e i timbri, anche perché abbiamo assistito a delle vere e proprie ignominie dal punto di vista del diritto. La figura di reato dell'abuso in atto d'ufficio è una vergogna nel paese del diritto. Molti cittadini non sanno neanche di che parliamo, ovviamente. Parliamo di questo. Parliamo del fatto che per una condanna in primo grado, per un abuso in atto d'ufficio, tu ti rovini la vita, punto. E alla fisiologica e genetica paura della firma che ha la pubblica amministrazione italiana si è aggiunto un motivo reale. Se vieni condannato in primo grado, parlo per un dirigente qualunque o anche per un amministratore locale, tu hai il dimezzamento dello stipendio, il demansionamento, lo spostamento a settori non operativi. Per un amministratore locale a sospensione per un anno e mezzo. Per un reato inevitabile in Italia, l'abuso in atto d'ufficio è definito violazione di leggi, norme e regolamenti. Abbiamo in Italia 150.000 leggi, decine di migliaia di norme, regolamenti a volte in contraddizione uno con l'altro. L'abuso in atto d'ufficio è un reato inevitabile per chi voglia cambiare la realtà. Bene, tu per una firma ti rovini la vita. E se sei un responsabile politico, vabbè, hai scelto la vita dell'espiazione. Hai una naturale tendenza al masochismo e vabbè, te la paghi. Ma per un dirigente pubblico, un funzionario pubblico,
un professionista qualunque, un docente universitario, un imprenditore, un tecnico che immagini di fare politica in una istituzione. Questo significa veramente condannarsi a morte da soli. Non a caso abbiamo la fuga dalle istituzioni. Qui c'è una responsabilità enorme dei 5 Stelle e della Lega e c'è una responsabilità enorme. I primi hanno una colpa di ignoranza, di primitivismo, di stupidità. La sinistra storica ha una colpa di viltà politica e di opportunismo, a cominciare dal PD, che pur conoscendo questa realtà non ha il coraggio di intervenire per ragioni di opportunismo, per viltà. Quando ho detto a un ministro del PD: ma ti rendi conto che stai paralizzando anche con queste norme la pubblica amministrazione? La risposta: stiamo attenti, però sai, c'è una campagna stampa, l'articolo, il giornale. Noi governiamo preoccupandoci dell'articolo di giornale. Diceva Adolf Thiè, la prima cosa che si richiede a un esponente, a un uomo di Stato, è, chiedo scusa ai giornalisti, l'indifferenza alla stampa. Era una battuta, ma se vuoi governare per la preoccupazione di un articolo o di una campagna giornalistica o di un notiziario televisivo, è meglio andarsene a casa. Dunque la democrazia italiana condivide una crisi generale delle democrazie. Una crisi generale che è segnalata dal fatto che tutti gli elementi che caratterizzavano una democrazia liberale in altre epoche sono saltati. La divisione dei poteri è saltata. Ho ricordato un'affermazione di Carl Schmitt negli anni 30. Diceva Carl Schmitt: nel conflitto fra esecutivo e giustizia, quest'ultima è condannata ad arrivare sempre in ritardo. Si sono capovolti i ruoli e è il governo che arriva sempre in ritardo. La separazione dei poteri è saltata. È saltato l'equilibrio fra esecutivo e potere parlamentare. È saltato soprattutto un principio che io considero irrinunciabile per un regime democratico: il rapporto fra libertà e responsabilità. Questo è particolarmente evidente quando parliamo della deriva che ha avuto in Italia il mondo della giustizia. Il mondo della giustizia ha offerto all'Italia alcuni testimoni, martiri di quella che pensavamo potesse essere la nuova Italia. Livatino, Falcone, Borsellino, giudici che, magistrati meglio che, la gran parte erano meridionali, ma non solo, mi riferisco ai meridionali perché questi sapevano di essere condannati a morte, ma hanno combattuto, non si sono arresi. Per dire che abbiamo immaginato a un certo punto la vita pubblica dell'Italia, che davvero l'Italia potesse cambiare e assumere quelle immagini come i simboli di una rinascita civile dell'Italia, poi le cose sono andate diversamente. Abbiamo immaginato che la legalità del nostro paese fosse garantita dalla moltiplicazione di leggi inutili che dovrebbero garantire la legalità e diventano invece il canale di diffusione della corruzione in Italia. Ora, quando abbiamo cercato di affrontare in Italia il tema della riforma istituzionale, noi abbiamo registrato cose incredibili. Intanto l'assoluta mancanza di consapevolezza che una democrazia così come quella oggi italiana è condannata a morte. La democrazia, continua a ripetere da anni, non è la quantità di parole prodotte, ma è la quantità di decisioni prodotte in un contesto di chiarezza della responsabilità. Chi decide deve farlo esponendo il suo volto davanti ai cittadini, ma deve decidere, non deve parlare. Il rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni nasce dalla verifica del cambiamento, non dalle parole sul cambiamento. Le parole hanno perduto ogni significato.
ogni significato. La democrazia è in crisi in generale anche per altri elementi che si sono affermati in questi anni, in questo quindicennio. I social, il mondo digitale. Perché mette in crisi la democrazia? Perché mette in crisi uno dei fondamenti della vita democratica, e cioè la possibilità per il cittadino di costruirsi opinioni e giudizi fondati sulla realtà. Il mondo digitale è in grado di falsare totalmente la realtà. L'80% delle cose che leggiamo sui social sono false. E 15 anni fa abbiamo ritenuto che quello dei social potesse essere uno strumento di liberazione umana, di ampliamento della conoscenza. Ora intendiamoci, è stato anche così. È stata anche una grande opportunità di arricchimento di conoscenza, per l'amor di Dio. Ma è diventato anche un elemento di diffusione scientifica di notizie false, di costruzione di immagini politiche, di leader politici. Quando noi leggevamo sui social il tale esponente politico ha un milione di followers, era una grande fandonia. Dietro il milione di followers c'era un algoritmo che diffondeva a ripetizione i like. Lo abbiamo capito dopo, che la cyber società è governata da tre o quattro grandi multinazionali che governano i motori di ricerca, altro che diffusione della democrazia. E l'esponente della vita pubblica che ha riflettuto con maggiore semplicità ma anche con maggiore acutezza sul rapporto fra libertà e social non è stato un politico, è stato il Papa. Mi ha colpito la sua riflessione, in Fratelli Tutti, perché ha descritto questo meccanismo reale. I social, anziché favorire il dialogo, il confronto di opinioni, lo ostacolano, perché nel mondo dei social ormai ci si rinchiude in un cloud. Io mi colloco in mezzo a quelli che la pensano come me e quel mondo diventa un mondo chiuso rispetto al dialogo, al confronto con gli altri. La democrazia si è impoverita e si è falsata. Cioè il meccanismo di formazione del consenso è falsato. Dunque la democrazia è profondamente in crisi. O la rinnoviamo o affrontiamo i due problemi che sono emersi in questi decenni, la crisi di legittimità e la crisi di efficienza, oppure la democrazia è destinata al tramonto. In queste condizioni la democrazia cambia in modo radicale da paese a paese, ma parlando dell'Italia, in queste condizioni, con un paese che non è in grado di decidere niente, la democrazia è destinata al tramonto. Ho voluto offrire una sponda a quelli che hanno paura di rinnovare le istituzioni. Ho richiamato un'affermazione di Bertrand Russell, il quale ci dice che una concezione fanatica della democrazia rende impossibili le istituzioni democratiche. La democrazia ha bisogno di semplicità e di semplificazione dei processi. Così com'è, la democrazia non esiste. Abbiamo bisogno di rinnovare il linguaggio. Abbiamo bisogno di dare la parola a chi ha la conoscenza e dunque di diffondere la conoscenza, se vogliamo che il processo di formazione del consenso e quindi di espressione della volontà dei cittadini abbia un senso. Ma questo significa rinnovare radicalmente la democrazia. Per farlo c'è bisogno di un grande soggetto politico, di grandi soggetti politici. Ho cercato di offrire una base di riflessione per realizzare una piattaforma programmatica che potesse raccogliere insieme le componenti progressiste del nostro paese. Ma davvero è più forte una democrazia nella quale, parlo dell'area progressista, ci si divide in 10 formazioni politiche, 5 delle quali sotto il 2%,
È del tutto evidente che queste espressioni politiche sono espressioni del ceto politico che cerca di sopravvivere, non delle esigenze della democrazia italiana. La democrazia è una cosa rigorosa, seria, e il processo di selezione delle classi dirigenti deve essere rigoroso, volevo dire spietato. Se perdi, perdi. In Gran Bretagna un premier che perde, perde. Poi magari esagerano e scelgono premier che magari a 60 anni non hanno ancora scoperto l'esistenza del barbiere. Mi pare un'esagerazione anche per un paese che vive anche di ironia, come la Gran Bretagna. Ma non possiamo vivere di questa palude pseudopolitica. Allora ho tentato di proporre, come dire, una cornice programmatica che potesse raccogliere le esigenze fondamentali di una grande forza progressista. E da questo punto di vista io credo che si debbano fare delle innovazioni radicali. Il Partito Democratico oggi è, credo, l'unico partito minimamente strutturato nel nostro paese. E tuttavia io pongo da 3 anni, perlomeno 4 anni, un problema. In Italia si è messo in movimento, credo, il 30% dell'elettorato. Renzi è passato al 40% delle elezioni europee di qualche anno fa, a poca cosa. La Lega nel giro di 2 anni è passata dal 34% delle europee all'attuale 14%. I 5 Stelle sono passati dal 32-33% al 12% o non si sa che. Ci sono milioni di cittadini italiani che si sono messi in movimento. Il Partito Democratico è rimasto inchiodato al suo 21%. Non è riuscito ad intercettare quasi nulla di questo elettorato in movimento. E io sto cercando di spiegare 2 cose. La prima, che oggi la ricerca del consenso deve avvenire a 360 gradi, salvo la discriminante ovviamente antifascista, razzista, ma al di qua di questa discriminante il voto va cercato in tutte le direzioni, primo. Secondo, per avere un consenso maggioritario nel paese devi raccogliere il consenso di una parte maggioritaria della società. Oggi una forza progressista in Italia riesce a raccogliere il consenso del mondo operaio, della povera gente, dei pensionati, ma anche dei ceti urbani moderni, come è necessario, del mondo imprenditoriale dinamico, della intellettualità progressista? Io credo di no. E ho segnalato quelli che a mio parere sono i punti di maggiore criticità dal punto di vista di un programma. La prima innovazione che io ritengo necessaria è quella nella concezione della solidarietà, cioè del rapporto con la persona. Credo che una forza progressista debba liberarsi in maniera rigorosa di ogni atteggiamento di pietismo e di finta solidarietà. La sinistra deve insegnare alle giovani generazioni quello che Seneca insegnava ai suoi tempi. Vivere, militare, est. Vivere vuol dire combattere. Non si vive da parassiti e non si vive con l'aiuto dello Stato. Poi rifiutiamo il darwinismo sociale, ci sarà sempre una parte della società che non ce la fa. C'è il mondo delle precarietà, delle debolezze, delle disabilità, c'è il mondo della malattia, c'è il mondo di chi non ce la fa con le migliori buone intenzioni. Bene, non una mano, ma 10 mani, se vogliamo essere forze di solidarietà. Ma chi ce la fa deve sapere, e noi dobbiamo insegnarlo, che il primo responsabile della sua vita e della sua famiglia è lui, non lo Stato. Tu sei responsabile della tua vita e della vita dei tuoi figli e devi dimostrare disponibilità a combattere
disponibilità al sacrificio, al lavoro. Io non vengo da famiglie nobiliari. Mio padre nel dopoguerra è emigrato in Venezuela. Nel dopoguerra il Venezuela appariva un paese, offriva grandi possibilità. Era parte di quella umanità di poveri cristi che partivano dalle aree interne e andavano a bruciare gli anni migliori della propria vita per tornare con un po' di risorse per dare un futuro ai propri figli e alla propria famiglia. Hanno vissuto male, non hanno vissuto. La sinistra, come dico io, deve insegnare una prima cosa che non riguarda i programmi, riguarda la morale. Deve insegnare ai figli a non vergognarsi del sudore dei padri. Questa è la prima conquista morale, ideale e politica. La sinistra di un mondo moderno, io faccio fatica a volte anche a parlare di sinistra, è ancora legata a tanta ideologia. Poi dico una cosa sulle ideologie, ma il primo elemento di innovazione che bisogna acquisire è questo, un rapporto diverso. Quando parliamo di solidarietà con il cittadino, con l'individuo, con il giovane, tu sei il primo responsabile della tua vita, non lo Stato. Tu sei chiamato a combattere per la tua vita, poi ti do una mano se non ce la fai. Male che possiamo immaginare, anche perché non ci sono più le risorse. Secondo, c'è un tema che viene quasi totalmente ignorato dalla sinistra, il tema della sicurezza. Io non ricordo un dibattito, un documento, una discussione nel quale le forze progressiste parlino senza imbarazzo della sicurezza. La sicurezza è un bisogno umano fondamentale, come il lavoro. Se non capisci questo, non avrai il consenso di cittadini o di padri di famiglia che non sono fascisti o autoritari, vogliono vivere in pace e non vogliono aspettare la notte del sabato affacciati ad una finestra che torni una figlia per vedere se torna incolume o meno. Devi riuscire a parlare a quelli che nei grandi quartieri vivono con paura. Abbiamo fenomeni di microdelinquenza, bande che hanno conquistato quasi militarmente i quartieri. Ma è possibile che non diciamo una parola su questo? Ora, non ci raccontiamo banalità, so bene che la sicurezza non coincide con la repressione. So bene, non saremmo progressisti se non avessimo questa convinzione, che il tema della sicurezza è legato alla famiglia, alla condizione familiare. Chi vive a Scampia e ha il padre e la madre che è in galera, è condannato a 15 anni, ha già il destino segnato. Se non riusciamo a mettere in piedi politiche scolastiche, tempo pieno, l'impegno del volontariato, il mondo della Chiesa, a fare un lavoro immenso di, come dire, riconquista, di aiuto. Ma viene un momento nel quale occorre la repressione. Una forza che non ha il coraggio di adoperare questa parola non può essere una forza di governo, perché arriva il momento nel quale il cittadino ti chiede la sicurezza qui e ora. Non fra vent'anni, quando avremo portato avanti un processo di recupero sociale, qui e ora. Se non hai il coraggio e la lucidità di rispondere a questa domanda, tu non avrai mai il consenso di forze moderate. La sicurezza è un tema vitale per la gente di oggi. E quello che non capisce la sinistra italiana è che c'è sempre più gente che è disponibile a rinunciare a pezzi di libertà in cambio della sicurezza. Questo accade se il tema della sicurezza non viene preso in mano dalle forze democratiche. Da sindaco mi capitò di fare un'esperienza.
Era il periodo degli albanesi, era crollato il regime albanese, ricordate, arrivavano con le navi, decine di migliaia. Beh, accogliemmo tanti albanesi, come accogliamo tanti extracomunitari. Era allora il periodo degli albanesi. Nella mia città occuparono quasi militarmente la piazza della ferrovia, parcheggio abusivo, eccetera. Allora avevano la tradizione nazionale di avere sempre in tasca un coltello. Capitò che a due vigilesse che andavano lì ad allontanarli perché facevano i parcheggiatori abusivi, minacciando soprattutto le nostre donne, ebbero la bella idea di puntare il coltello alla gola delle vigilesse. Essendo io geneticamente un po' deformato di fronte a questo fatto, che sono, ho detto cari fratelli, decidemmo allora di dotare la polizia municipale di manganelli, altro termine da politicamente scorretto, diciamo, io lo so bene, ma diciamo sfollagente così non urto le vostre sensibilità. Scopriamo che per acquistare 250 sfollagente il comune non aveva legittimità a farlo, perché c'è una legge in Italia che, la domanda che facevo io al prefetto, scusate, la polizia municipale ha in dotazione le pistole, le armi da fuoco, sì, le armi da fuoco sì, gli sfollagente no, che richiamavano evidentemente altri tempi i manganelli. Scusate, era uno strumento più leggero della pistola da mettere in mano, almeno se viene quello e ti punta il coltello alla gola, gli dà almeno una manganellata fra capo e collo, insomma, qua credo che la cosa avrebbe un effetto pedagogico di una qualche efficacia. Ovviamente non ci siamo fermati, abbiamo trovato su internet una fabbrica di Brescia che produceva degli oggetti di artigianato di questo tipo. Erano gli oggetti di plastica bianca tra fosforescente, 80 centimetri di lunghezza, mi ricordo l'oggetto, e dentro un'anima di acciaio. Questo oggetto di artigianato pregevole bresciano veniva chiamato mazzetta di segnalazione, perché veniva utilizzato, hai visto, qua era fosforescente, di notte uno faceva finta di usarlo per regolare il traffico. Bene, compravamo 250 mazzette di segnalazione, furono tutti contenti, quindi salvammo i principi democratici, le sensibilità di tutti, e le vigili ebbero le loro mazzette di segnalazione. Bestia. La sicurezza. Ho spiegato a tanti miei amici e confratelli di partito che la sicurezza è un bisogno per la povera gente, perché chi vive la propria vita sociale nei quartieri popolari, nelle ville comunali, nei giardini, è la povera gente. Chi ha i miliardi ha ambiti di vita sociale separati, vive nei quartieri alti, protetti. Quindi ho cercato di spiegare che anche dal punto di vista della domanda sociale la risposta andava data alla povera gente, non a chi aveva i soldi. Continuo ad impegnarmi per far passare questo concetto. Il lavoro. Una proposta. Per anni ho detto ai miei amici, fate una sola proposta, il lavoro per 200.000 giovani del Sud. Abbiamo parlato come Regione Campania un concorso, l'obiettivo di assumere 10.000 giovani, ne abbiamo assunti 3.000 circa. Ma come si fa a non capire che hai una pubblica amministrazione che è devastata, un'età media di 60 anni, l'idea geniale di Salvini, quota 100, ha mandato in pensione tutti quelli che avevano già le pensioni di 5.000 euro al mese. Abbiamo perduto primari che sono andati a lavorare nelle cliniche private. Cose inimmaginabili.
ma era tanto difficile immaginare un piano per il lavoro sulla base di concorsi puliti per introdurre forze giovanili nella pubblica amministrazione. Ragazze e ragazzi in grado di padroneggiare gli strumenti digitali. Ma quale digitalizzazione della pubblica amministrazione? Gente di 60 anni, 65 anni, non sa neanche premere. Non c'è stato niente da fare. La giustizia. Allora, la libertà in un regime democratico non può mai essere scollegata dal principio di responsabilità. Per nessuno. So bene, ovviamente, che il tema della giustizia è un tema delicato. So bene che la funzione di un giudice è di particolare delicatezza. So bene che ci deve essere un regime speciale, in qualche modo. Io non sarei d'accordo ad avere una condizione di lavoro per un giudice tale che il giudice, prima di emettere una sentenza, ci deve pensare 300 volte per paura di. No. Ci deve essere rispetto per una funzione di particolare delicatezza. Ma intanto questa funzione è tutelata e garantita dall'autogoverno della magistratura. Vi è già una condizione speciale. Ma quello che si è perduto in questi decenni è la gerarchia dei valori. Il valore fondamentale in un paese democratico è la libertà dell'essere umano. La libertà può essere intaccata solo per motivi gravissimi. Gravissimi. Intaccare la libertà in un regime di diffusione di social equivale alla morte civile di una persona. Chiaro? Dunque il primo valore da affermare è la libertà. Una persona innocente buttata in un carcere pesa 1000 volte di più di 100 colpevoli che girano per le strade. Questo principio essenziale in un paese democratico è stato totalmente cancellato. Assistiamo a cose indegne di un paese civile. Non possiamo perdere tempo. Occorre affermare il principio che ogni potere non può essere scollegato dalla responsabilità. Per funzioni particolari si ha la possibilità di sbagliare non una, ma due, tre volte. Dopo il terzo errore, cambi mestiere. Punto. Per me che faccio il Presidente della Regione, se sbaglio una volta, pago. Va bene. Accettiamo questa asimmetria anche normativa. Ma dopo il terzo errore, soprattutto quando in discussione è la libertà di un essere umano, no. Altrimenti siamo in regime post-democratico, anche dal punto di vista della giustizia. Abbiamo un altro sistema di governo che non ha molto a che fare con la democrazia, ma vedo che ancora non ci siamo. E poi la battaglia forse fondamentale che dovrebbe intestarsi oggi una forza riformista, una battaglia antiburocratica radicale, una battaglia antiburocratica da fare con la spada. Ho richiamato anche alcuni episodi simpatici, sempre nella mia esperienza, per realizzare un parco fotovoltaico sulla collina di Eboli. Il Comune di Salerno aveva una proprietà, 200 ettari, sul monte di Eboli, per fare un parco fotovoltaico. Il parco fotovoltaico ovviamente è una tettoia a 2 metri di altezza. Per la conferenza dei servizi abbiamo dovuto invitare 40 enti, fra i quali l'aeroporto di Pratica di Mare a Roma e il comando della Marina Militare Meridionale di Taranto per fare il parco fotovoltaico. Nessuno ci ha dato spiegazione. Così come abbiamo in Italia un altro singolare privilegio, abbiamo una legge che seleziona nominativamente quasi 80 associazioni ambientaliste che per legge dello Stato sono legittimate
a fare ricorsi amministrativi contro progetti di trasformazione urbana che vengono ritenuti, a giudizio delle associazioni, lesive dell'ambiente. E così mi è capitato che per realizzare una grande e bella piazza, spero che qualcuno di voi l'abbia vista, chi non l'ha vista, l'invito a venire a Salerno, Piazza della Libertà. Per realizzare quella piazza, che era la nostra Bagnoli, abbiamo ripulito un'area di totale degrado, dove vi erano 4 platani malati, pericolanti, con una relazione botanica che facevi, dovevamo tagliarli, erano pericolosi per i cittadini. Uno dei motivi è il ricorso al TAR fatto da un'associazione ambientalista, Italia Nostra, per la quale siamo arrivati nel corso di un decennio al Consiglio di Stato. Uno dei motivi di quel ricorso, ripreso poi dalla sentenza del Consiglio di Stato, era questo, che il taglio di quei 4 platani ostacolava la nidificazione della passera mediterranea. È scritto nella sentenza del Consiglio di Stato, non è roba mia. Voi pensate che un paese del genere possa andare avanti, affrontare le sfide del PNR, la competizione con la Sud Corea, con il Giappone, con la California? Questo è un altro grande tema che, a mio parere, potrebbe essere uno dei punti fondamentali di un programma di una forza politica riformista, unitaria, progressista, in grado di mettere insieme tutto questo mondo e di dare vita ad un grande soggetto politico in grado di promuovere la trasformazione del nostro paese. 2 altri temi e finisco. Ho cercato di ragionare anche sulla condizione umana contemporanea ed è tutto evidente che c'è stata una mutazione antropologica in questi 2-3 decenni. È cambiata l'umanità, è cambiato il senso comune, è cambiato il linguaggio più di quanto non sia cambiato per secoli in precedenza. Si è determinata una rottura generazionale. I padri non parlano con i figli, i nonni non trasmettono più né la memoria delle proprie esperienze, né la propria lingua, né il proprio dialetto, né i propri detti. Le nuove tecnologie stanno determinando nuove fratture sociali fra chi è in grado di padroneggiare gli strumenti digitali e chi non è in grado di farlo. A volte ho la sensazione che siamo di fronte ad un passaggio di epoca storica, analogo al passaggio, allora ci volevano migliaia di anni, oggi ci vogliono poche decine di anni, analogo al passaggio che l'umanità ha vissuto da alcune figure umanoidi al sapiens. Il passaggio al sapiens è stato determinato anche dalla capacità di padroneggiare gli strumenti del linguaggio, dell'artigianato, della trasformazione della terra. A volte ho la sensazione che siamo in un'epoca di passaggio proprio di tipo umano, fra una generazione che avrà più di 50 anni e non sarà in grado più di parlare correntemente con le giovani generazioni e sicuramente di padroneggiare gli strumenti delle nuove tecnologie. Fra l'altro, i tempi dell'innovazione tecnologica sono diventati così frenetici che l'essere umano non riesce a tenere dietro alla trasformazione tecnologica, che è quasi incompatibile con gli equilibri fisiologici. C'è stato davvero un cambio antropologico. L'essere umano ovviamente è irriducibile alla dimensione economica, all'interesse pratico. Il grande
cammino della civilizzazione non è stato, come cerco di dire, alla fin fine non è stato altro che il passaggio dal dominio delle leggi di natura al dominio delle leggi della coscienza, della soggettività. La democrazia, le grandi costruzioni costituzionali, il diritto moderno non sono che le forme di espressione e di oggettivazione di questo primato della coscienza sulle leggi di natura. Siamo passati con le formule della filosofia classica dall'homo homini lupus all'homo homini deus all'homo homini homo, dal prevalere della legge della violenza alla fase storica nella quale il potere era espressione del Dio, a quando abbiamo scoperto che la legge, il potere, è espressione dell'uomo nei confronti di altri uomini. Ovviamente questo cammino verso il primato della coscienza, della soggettività, non è stato un cammino lineare. Abbiamo conosciuto punti di rottura, arretramenti. Nel paese di Kant, oltre Kant, abbiamo conosciuto i lager. E nel paese di Dostoevskij e Tolstoj abbiamo conosciuto i lager. E tuttavia la linea di marcia fondamentale non si è interrotta. Come diceva uno che ha simpatizzato anche per i nazisti, Carl Schmitt, non abbiamo perduto le cripte, le catacombe nelle quali si raccoglievano i valori della civiltà occidentale. Oggi davvero registro una grande sofferenza dell'individuo, dell'essere umano. La dilatazione della coscienza, se non si raccoglie in grandi soggetti collettivi, in grandi organizzazioni collettive, rischia di dare vita ad elementi degenerativi. La dilatazione della coscienza si traduce in fenomeni di narcisismo, di presentismo. Dobbiamo fare attenzione. Le ideologie sono state per un secolo e mezzo. Gli esseri umani hanno scoperto la partecipazione politica, l'impegno politico, quando hanno scoperto l'efficacia dell'azione collettiva, che oggi si è perduta completamente. Nessuno crede più nella possibilità di cambiare la realtà con gli strumenti collettivi, partiti, sindacati. Per un secolo e mezzo, dopo la rivoluzione francese, con la grande rivoluzione industriale, i grandi partiti politici, i sindacati, le grandi ideologie. Bene, le ideologie cosa sono state alla fin fine? Uno strumento di mobilitazione di centinaia di milioni di esseri umani. È chiaro che nelle ideologie c'era un elemento anche di illusione, di utopia. La principale delle ideologie, il comunismo, ha mobilitato miliardi di esseri umani, ha favorito i processi di decolonizzazione che probabilmente non ci sarebbero stati, miliardi di esseri umani in condizioni di schiavitù, ma aveva ovviamente due grandi limiti che poi ha pagato fallendo storicamente. Il primo era la mancanza di una concezione dello Stato, quella cultura non ce l'aveva. Quando ha avuto in mano lo Stato, ha pensato di governarlo con le formule inventate da Lenin, che a sua volta ragionava sulla Comune di Parigi quando 30.000 proletari parigini furono bruciati vivi dalle truppe prussiane, e imparò, allora morì suo fratello, che se il proletariato non si dava un'organizzazione militare di partito sarebbe stato travolto sempre. Ma quella organizzazione che fu il partito bolscevico era totalmente inadatto a governare un grande Stato democratico.
la democrazia non l'hanno prodotta da quella parte del mondo. E c'era un altro grande limite che era di carattere antropologico, la concezione dell'uomo. L'uomo è irriducibile all'organizzazione o alla dimensione economica. L'uomo ha una componente di idealità, di sogno, di idealità, che non è comprimibile da nessuna ragione politica. Le ideologie hanno rappresentato in qualche modo la possibilità per milioni di esseri umani di legare la propria esperienza individuale, piccola, a volte misera, al grande cammino di emancipazione umana. Ha consentito a milioni di esseri umani di sentirsi parte di questa grande storia dell'emancipazione degli esseri umani. Poi ovviamente ha fallito perché doveva fallire. E perché l'ideologia è diventata una barriera nella comprensione della realtà. L'impostazione ideologica dava certezze che non trovavano conferme con la ragione laica. Il crollo delle ideologie ha rappresentato anche la perdita del sogno, la perdita per milioni di esseri umani di sentirsi non piccole schegge inutili, ma una parte di una umanità più grande. Ma questo non vuol dire che l'esigenza umana di eterno, di sacro, di qualcosa che va al di là dell'individuo sia cancellata. Alla fine tu vivi perché, anche per chi come me è laico, non puoi non essere spinto dall'idea che c'è qualcosa che vale più della tua persona, che dura oltre la tua persona, che devi lasciare a chi viene dopo di te. Questa dimensione dell'umano è in grande sofferenza. Rischiamo di avere schegge, di avere una massa media nella quale singoli individui vivono nuove forme di solitudine e di impoverimento. Dovremmo riuscire a creare nuove ragioni di coinvolgimento ideale, ovviamente sulla base della ragione laica. Ma uno degli strumenti che abbiamo è far verificare la possibilità di trasformare la realtà. Quando un ragazzo vede in un quartiere una piazza che si realizza, una strada nuova, un'opera di architettura contemporanea, un giardino, un qualcosa della realtà che è cambiata, beh, comincia a trovare un legame con la vita democratica, con le istituzioni. Se hai l'immagine di una palude che non cambia mai, alla fine ti allontani, ti rinchiudi in altre dimensioni, anche perché ovviamente la modernità è fatta di tante identità, non c'è più solo negli anni 50 l'identità politica o sindacale. Oggi un giovane ha tante dimensioni di vita nelle quali pensa di realizzarsi. Questo è un grande tema che ovviamente non è alla portata della politica o solo della politica, ma che la politica non dovrebbe perdere di vista. Perché se non riesci a parlare a questa umanità nuova e a quel bisogno di eterno, di sacro, di infinito, io unito, vabbè, per le mie, nelle mie, le cose mie, Gramsci, a Leopardi, a Kant, erano la ragione, ma erano anche l'istinto, la sofferenza umana e comunque il bisogno di sacro e di eterno che è incancellato. È una cosa complicata, quando vediamo il ceto politico attuale. Una volta ho detto arte povera, m'hanno richiamato, ma non sapevano che l'arte povera è nata nella mia città negli anni 60. Un'ultima considerazione, la guerra. Io qui vorrei che stessimo un po' più attenti, perché vedo molto primitivismo culturale e quindi politico. Il modo in cui abbiamo affrontato la vicenda dell'Ucraina è
è al di là del bene e del male. E qui, caro Gian, care donne d'Europa, l'Europa ha una responsabilità immensa, perché l'Europa è la terra della ragione laica, dialettica, della tolleranza, è il luogo del mondo che può parlare ad altri mondi. Ho sentito raccontare che noi facciamo una guerra per difendere la democrazia contro l'autoritarismo e io queste stupidaggini vorrei non sentirle sinceramente, perché sulla base di queste stupidaggini noi lasceremo alle prossime generazioni un secolo di guerra. Forse non ci stiamo capendo. Ho richiamato Papa Francesco non per ragioni di simpatia, no, ma perché Francesco ha fatto il ragionamento più politico guardando ai destini del mondo. Allora cerchiamo di capirci. La democrazia liberale rappresenta una minoranza sulla faccia della terra. I valori che noi consideriamo essenziali di una democrazia liberale sono coltivati in una piccola parte del mondo e dell'umanità. Non più di 800 milioni di persone su 7-8 miliardi. Perfino qua sono i valori della democrazia liberale: pluralismo politico, le istituzioni politiche separate da quelle giudiziarie, la libertà di stampa, il rispetto della donna, il diritto della donna all'istruzione, il diritto degli esseri umani al lavoro. Questi valori in quale parte del mondo sono rispettati? Quando noi 10 mesi fa abbiamo lasciato, noi Occidente, abbiamo lasciato l'Afghanistan dopo 20 anni di occupazione militare illegittima, altro che rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dei paesi, i principi o valgono per tutti o non sono credibili. 10 mesi fa abbiamo abbandonato, dopo 20 anni di occupazione militare e migliaia di morti, l'Afghanistan. Le donne afghane gettavano oltre la recinzione dell'aeroporto di Kabul i propri bimbi per salvarli dai talebani. In questo momento milioni di donne afghane sono prigioniere in casa, private dell'istruzione, del lavoro e del rispetto. E l'Occidente, che è stato lì per 20 anni, non dice più una parola. Cos'è quello? Non è un problema. Su quale base noi possiamo costruire la convivenza fra i popoli e garantire la pace? Questa è la domanda che dobbiamo proporci quando parliamo di Ucraina e di Russia. È evidente che la Russia ha una responsabilità enorme perché ha fatto una guerra preventiva. È evidente che ha dato vita ad un'aggressione. Non c'è neanche da discutere. Ma come dico io, se la Russia è colpevole, gli altri non sono innocenti. A cominciare dall'Europa, che non ha mosso un dito per 8 anni per affrontare il problema della guerra civile in Ucraina. Allora, quando noi diciamo isoliamo la Russia, bene, isoliamo la Russia, il risultato politico sapete qual è? È il suicidio dell'Occidente, perché regaliamo la Russia, che è il più grande serbatoio energetico e di materie prime, alla Cina popolare. E abbiamo costruito un blocco di potere che sarà davvero il blocco dominante di questo secolo. Allora noi dobbiamo sapere che se immaginiamo di parlare con gli altri popoli sulla base dei valori della democrazia liberale, non parliamo con nessuno, siamo costretti alla guerra. Ma neanche con i paesi democratici. L'India è un paese democratico, ma quando parliamo di rapporto uomo-donna, in India non si discute. La donna è in condizione di assoluta minorità.
ci sono stati indiani nei quali le donne, per convenzione sociale, quando muore il marito, devono accompagnarlo nella morte e si suicidano. Parliamo dell'India, che è una democrazia. Vi sono le caste. Ma come possiamo parlare con tutto il mondo islamico? Come possiamo parlare con la Cina, con l'Indonesia, quarto paese al mondo per popolazione, 400 milioni di abitanti? Come possiamo parlare con l'Africa, con chi parliamo, se il presupposto del dialogo sono i valori della democrazia liberale? Non parliamo più con nessuno. E quindi cosa facciamo? Ora è evidente che noi dovevamo dare anche le armi all'Ucraina per evitare che fosse travolta. Ma dobbiamo a questo punto della situazione porci una domanda: qual è lo sbocco? Qualcuno pensa che lo sbocco sia la sconfitta della Russia? Vuol dire che non conosce la storia e non sa cos'è la politica e non sa cosa sono le aree di influenza, che non sono codificate nel diritto internazionale, ma sono la regola ferrea nei rapporti fra Stati. Kennedy, quando l'Unione Sovietica ha messo i missili a Cuba, ha fatto il blocco navale e ha portato il mondo sull'orlo della guerra mondiale. O ritirate i missili o è guerra. Perché in quel momento era in discussione una ragione vitale per gli Stati Uniti d'America. Non posso avere missili a 10 minuti di distanza da New York. Così funziona il mondo, ma così funziona per tutti. Non puoi avere un grande paese che ha tutto il confine occidentale occupato da paesi che fanno parte di un'alleanza militare che non si capisce contro chi deve combattere, perché l'alleanza avversa, il patto di Vassallo, non c'è più. Avremmo dovuto avere l'intelligenza di costruire noi una condizione di neutralità per una fascia di paesi. Nessuno mi venga a raccontare che ogni paese è libero di fare quello che vuole. Per l'amor di Dio, non ci raccontate queste frottole, perché così lasciamo ai nostri figli un secolo di guerra. Papa Francesco ha messo in piedi un lavoro che durerà decenni, ma che non ha alternative, quello di far crescere in tutti i paesi del mondo i valori della civiltà occidentale, dell'umanesimo, della tolleranza. Ha fatto una iniziativa con Al-Tayed, che è la principale autorità del mondo islamico sunnita, l'imam del Cairo, hanno approvato un protocollo di valori, una carta dei valori, che è un percorso che può tenere insieme il mondo islamico e il mondo cattolico e cristiano. Quella è la strada, ma non possiamo immaginare di avere da qui a 10 anni l'acquisizione dell'umanesimo e dei valori liberali nella Cina, nell'India, nella Russia, nell'Indonesia, in tutta l'Africa. Ma come si può ragionare in questi tempi? È evidente che su questa base la convivenza non sarà possibile. Non a caso, quando abbiamo approvato nel dopoguerra la Carta dei diritti dell'uomo, dei diritti universali, viene ricordato, Habermas immaginava che avessimo definito i punti fondamentali del diritto internazionale, si illudeva. Si cercò allora di tenere insieme la spinta per la giustizia sociale con i valori, ma si era trovato un metodo che doveva rifiutare perlomeno la logica della guerra preventiva e che rispettasse, come dire, le aree di influenza che hanno tutti. Le aree di influenza le ha l'America, le ha la Russia, le ha la Gran Bretagna, le ha la Francia, in tutti i paesi ex coloniali. Ce l'aveva perfino l'Italia in Libia, prima che americani e francesi elegantemente, diciamo, ci sostituissero nei rapporti economici. Allora questo è lo scenario che è davanti a noi e che è davanti alla democrazia.
Se vogliamo che la democrazia viva, si rinnovi e si espanda, abbiamo bisogno di dialogare con interi continenti, con i quattro quinti dell'umanità, a cui l'Europa appare una piccola cosa, fra l'altro protagonista di secoli di colonialismo e di schiavismo, quindi non dotata di grande. Vi voglio ricordare che solo un secolo e mezzo fa, in Occidente, in Italia, nel Vaticano, si tagliavano le teste. Quando veniva condannato a morte, avrete visto qualche film sul Risorgimento, si tagliavano le teste, non 5.000 anni fa, un secolo e mezzo fa. Quindi quando guardiamo ad altri paesi, ad altri mondi, ricordiamoci sempre da dove veniamo noi e quanto è costato questo processo di civilizzazione, di conquista del primato della coscienza e dei valori umani fondamentali. Allora affrontiamo anche queste nuove sfide con questa consapevolezza storica. Se pensiamo di risolvere questi grandi problemi con le armi, lasceremo alle generazioni che vengono un secolo di guerra e di nuove tragedie. Abbiamo bisogno di più senso della storia, di più senso del percorso umano, di più tolleranza, poi ovviamente senza ingenuità. L'Europa deve essere armata più di quanto non sia, per questo stesso principio di realismo politico. Dobbiamo essere pronti a ogni evenienza, ma evitiamo di non dialogare con un russo e di non insegnare la letteratura russa alla Luis, perché Putin ha fatto la guerra, perché dietro Putin magari c'è qualcuno che è peggio di Putin. Forse non è chiaro, perché se dobbiamo togliere Putin, dobbiamo togliere di mezzo Medvedev e poi dobbiamo togliere di mezzo il patriarca Cirillo. Trovate un altro patriarca e ti aggiungete voi. Allora, finisco, l'ho fatta un po' lunga, vabbè, era anche un modo per me per uscire fuori ogni tanto dall'animalità della politica. Mi avete ridotto, io ero perfino uno spirito poetico, mi interessavo perfino delle cose di Andy. Mi appassionavano le belle cose, insomma era un modo per cercare di respirare qualcosa. C'è stato un tempo nel quale la politica riusciva ad offrirti anche questo punto di sintesi fra la concretezza, fra la terra e il cielo. Oggi il cielo è senza Dio, non c'è più niente. Siamo tornati a prima del cristianesimo. E quindi ogni tanto almeno qualcuno di noi che non è definitivamente perduto avverte pure l'esigenza di perdersi in qualche pensiero rivolto magari a quelli che verranno oltre che a se stesso. Vi ringrazio davvero di cuore per la vostra presenza.